In questo nuovo numero di Angry TG, Daniela Vitolo, un compleanno di speranza e di affetto. Truffa in nome della Chiesa, fedeli raggirati, allarme di Don Enzo Leopoldo. L'eco disastro ad Angry diventa caso nazionale, amianto. Noi con l'Italia chiede interventi risolutivi. Angry diventa cruciale nelle strategie industriali e Antonio Ferraioli, AD della Doria Spa, il nuovo presidente dell'ANICAV Campania. La città pronta a cambiare geografia, la commissione toponomastica redige il nuovo stradario cittadino. Castello Doria, suggestivo scenario per la prima festa della musica. La stagione dei saggi, in vetrina con affermazione di evoluzione danza. Vissa Angry, il vivaio dei futuri campioni del calcio e la vera speranza cittadina. La città doriana segue con affetto ed attenzione Daniela Vitolo e ha festeggiato con lei il suo compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Daniela domenica ha festeggiato i suoi 30 anni a Salleo, circondata oltre che dal papà Antonio e dalla mamma Alfonsina, anche dalla sorella Simona e dai tre nipotini. Alla semplice festicciola sotto l'albero di ciliegie hanno partecipato anche alcuni amici di Daniela venuti da Angry, oltre alla famiglia della signora Anna al gran completo. Miglioramenti invece li sta trovando ad Acerno, dove oltre all'amore e all'ospitalità che la offre la signora Anna, da alcune settimane viene anche seguita da un medico cinese residente a Napoli, che le pratica alcune terapie nella medicina cinese, tra le quali l'agopuntura. Terapie che stanno permettendo di riprendere alcune funzioni anche nella vita sociale. Infatti ora riesce anche a stare a tavola, insieme ad altre persone, senza mascherina. Basta non usare però profumi o detersivi dal forte odore. Purtroppo però non ha ancora preso peso, ma grazie alle nuove cure sta sperimentando altri alimenti, oltre al riso e al miglio, ora riesce a mangiare poche foglie di lattuga, qualche uovo, dalle galline assolutamente biologici della signora Anna e sta anche iniziando a vedere l'intolleranza alle carni bianche. Papà Antonio, contentissimo, dice Daniela sta assaggiando un pezzetto di tacchino e anche un pezzetto di coniglio, ma solo in via sperimentale. Gli auguri a Daniela le giungano da tutta la redazione di Agro24 e Angry TG. Tanti auguri a Daniela, tanti auguri a te. Cittadini truffati in nome della Chiesa, in particolare della Collegiale San Giovanni Battista. È proprio dal parroco Don Enzo Leopoldo che parte un monito. Quando vi bussano alla porta chiedendovi dei soldi, non dateglieli, sono dei truffatori. Usano il nome della Chiesa per battere cassa in maniera truffaldina. E quanto sta accadendo ad Angry. La denuncia arriva dal pulpito e ad esporla è Don Enzo Leopoldo, il parroco della collegiata di San Giovanni Battista, che durante l'ultima messa domenicale ha voluto mettere in guardia quei cittadini che, allettati dalla proposta di millantatori, cascano nella rete dell'imbroglio. Secondo quanto denunciato presso la sacrestia della collegiata da un uomo a Don Enzo Leopoldo, alcune persone, non bene identificate, si presentano presso le abitazioni a nome e per conto della Chiesa, proponendo affari che subito appaiono non del tutto legittimi alle persone più scaltre, ma che facilmente inducono all'errore i più ingenui e i più deboli. Pare che queste persone avrebbero già fatto visita a parecchie famiglie angresi, presentandosi proprio a nome del parroco Don Enzo, che secondo loro garantirebbe la legittimità dell'affare, millantando addirittura l'autorevole garanzia dello Stato Vaticano. A me hanno riferito di questo fatto. C'è persone che girano nelle famiglie, sono fornite di nome e cognome dei componenti di quella famiglia. Dicono che questi dati glieli avrei dato io e che io starei d'accordo addirittura con il Vaticano, la Santa Sede, non so che diavoleria, e che queste famiglie sarebbero state scelte per ricevere un regalo. Si parla di quadri. Loro dicono è tutto gratuito,
però poi alla fine chiedono una somma di denaro per il rimborso spese per questo dono che dovrebbe arrivare. Quindi, purtroppo questo episodio si ripete anche in occasione della festa di San Giovanni, quando alcune persone pigliano le immaginette di San Giovanni e si presentano come persone mandate per incassare soldi. Il rischio amianto ad Angri, i timori per la salute pubblica e i risvolti sul piano ambientale diventano un caso nazionale. Sull'ecobomba che interessa gli ex fondi dei prefabbricati post-sisma del 1980 e sul conseguente derivato dall'amianto interviene il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha sollecitato il comune di Angri ad inviare notizie più dettagliate relativamente sul rischio al pericoloso materiale, in seguito all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Edmondo Cirielli, sulla scorta delle numerose denunce sociali effettuate dall'associazione Noi con l'Italia e dagli altri gruppi attivisti sul territorio cittadino. Una situazione ambientale oramai fuori controllo. Questo non è un caso solo politico, ma soprattutto è un caso di salute, e ne va la salute di tutti i cittadini del nostro territorio. Ci auspichiamo che questa amministrazione con il sindaco Pasquale Mauri riesce finalmente a risponderci e a non continuare in questo silenzio assordante. Per questo noi abbiamo chiesto all'onorevole Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia questa interrogazione parlamentare affinché prendesse atto delle problematiche che ci sono sul territorio angrese. È uno dei tanti atti che proprio l'associazione Noi con l'Italia in questi mesi ha profuso. La battaglia che da mesi stiamo conducendo è volta proprio a un'ordinanza sindacale per il monitoraggio delle strutture d'amianto su tutto il territorio angrese. L'ANICAV Campania ha un nuovo presidente, è Antonio Ferraioli, l'amministratore delegato della Doria S.P.A. Angri dunque diventa centrale nelle politiche industriali campane. E Antonio Ferraioli, amministratore delegato della Doria S.P.A., l'industria conserviera di Via Nazionale ad Angri, il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale degli Industriali Conserve Alimentari e Vegetali, l'ANICAV. Ferraioli succede nella carica ad Annibale Pancrazio, che ha gestito l'associazione negli ultimi 4 anni. Ad affiancare il nuovo presidente nell'incarico ci saranno 4 vicepresidenti. Giuseppe Cuomo della Princess Industrie Alimentari SRL con sede ad Angri, Pasquale Cutolo della Compagnia Mercantile d'Oltremare con sede a Mercato San Severino, Francesco Giacobino della Giaguaro SPA con sede a Sarno e Filippo Torrente della Torrente SRL con sede a Sant'Antonio Abate. Sul tema della geografia del territorio è al lavoro la Commissione Toponografica Cittadina. Aggiornamento dello stradaio comunale e dei numeri civici. Via libera dal Consiglio Comunale alla nuova Commissione Toponomastica. Il Consiglio Comunale torna a discutere di strade, numeri civici e Commissione Toponomastica. E lo fa dopo che nell'ultima gestione commissariale, nel 2010, Pezzuto ha deliberato l'approvazione del nuovo stradario comunale, con l'aggiornamento della toponomastica stradale e l'introduzione di nuove strade. Il lavoro della Commissione, che ha introdotto 27 nuove intitolazioni di strade e ha apportato 28 aggiornamenti alle strade già esistenti. Un lavoro condizionato però, a quanto pare, dal censimento del 2011 effettuato sul territorio comunale. La delibera di Consiglio Comunale numero 22 del 29 marzo sottolinea infatti come il lavoro di aggiornamento della toponomastica stradale presenta delle incongruenze per quanto riguarda la numerazione civica rispetto ai rilievi e agli aggiornamenti toponomastici effettuati nel 2011 e che presenta un numero elevato di nuove intitolazioni e di sostituzioni di toponimi tali da imporre il rinnovo della cartellonistica stradale, della numerazione civica, senza trascurare il disagio dei cittadini per la modifica degli indirizzi attuali. Ed è stato deciso di nominare la nuova commissione per la revisione e la sostituzione di nuovi toponimi in linea con la nuova numerazione civica.
la prima edizione della Festa della Musica ad Angri in scena nella suggestiva location del Castello Doria. La Festa della Musica ha avuto come scenario suggestivo il Castello Doria di Angri. L'evento, tenutosi nella settimana dei festeggiamenti patronali, rientrava nel fitto calendario di celebrazioni della Festa della Musica Europea. La prima edizione di Festeggiamo la Musica al Castello è stata organizzata dalla Corale di Santa Maria di Costantinopoli, in collaborazione con l'associazione culturale Planet Sound Academy, Associazione Regionali Cori Campania, la Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali e il Conservatorio di Salerno Martucci. Una manifestazione che si è articolata in diverse sezioni, esibizioni e formazione musicale, Festeggiamo la Musica al Castello, con le note di San Giovanni e i concerti serali. Da cornice agli eventi, l'allestimento di una fiera musicale e di una mostra fotografica sulla storia e le origini della Festa di San Giovanni Battista. Nell'ambito della fiera musicale sono stati esposti strumenti musicali, prodotti di editoria e affini. Manifestazioni di questo taglio culturale probabilmente non ce n'erano e se ne sentiva la necessità, la volontà che si realizzassero, e ripeto, sempre in una struttura meravigliosa come quella del Castello Doria. È una manifestazione che tende prima di tutto a valorizzare la musica all'interno di una location che ci viene invidiata un po' da tutto l'agro nocerino, che è il Castello Doria. Debutta la stagione delle danze, in scena Evoluzione Danza ad Angri. Eccoci all'Estate in Danza, lo spettacolo di fine anno accademico organizzato con minuziosa cura, impegno, sacrifici, costanza e determinazione dai maestri, dagli allievi e da tutto lo staff di Evoluzione Danza Teatro. Ogni insegnante e danzatore ha delle grandi responsabilità nei confronti dei suoi allievi. In che modo vivi le tue? Guarda, io la vivo come una passione di sempre. E, la danza mi ha insegnato disciplina, consapevolezza dei propri limiti e il senso di sacrificio per superarli. L'arma vincente che fa crescere e migliorare è sicuramente la dedizione irrorata dell'amore verso quest'arte. E sono determinata nel richiedere il massimo dell'impegno ad ogni mia allieva, e ognuno di loro ha una sfida aperta con se stessa da superare, ma ciò che conta, almeno a mio avviso, è che ognuna di loro durante il percorso formativo devono dimostrare un'evoluzione. Quindi grande passione, e soprattutto tanti sono i ragazzi, gli allievi che insomma frequentano la tua scuola con grande grinta. Allora, quanti sono e poi quanti corsi ci sono nella tua scuola? Allora, guarda, abbiamo 200 iscritti e come corsi: danza classica, danza contemporanea, modern jazz, balli latino, hip hop e break dance. Mi manca qualcuno sicuramente. Ma ci sono, quindi danza ritmica, artistica, quindi lo sport prima di... Ritmica, artistica, sì. E tu sei ovviamente insegnante di danza classica. Io sono insegnante di danza classica e moderno, che quest'anno comunque ovviamente non posso seguirlo io, ma un'altra insegnante. Sul versante dello sport, anche in estate continuano le attività della Vissangri. Vissangri Day, una grande festa tra sport e divertimento con bambini, tecnici e famiglie. Tutto questo targato Vissangri. Presidente, allora presidente, c'è riuscito un anno straordinario ed ecco quindi questa meravigliosa festa. Certamente, io sono il primo ad essere felice di questa serata. Finalmente sono tornato a fare scuola calcio come mi ero prefissato insieme agli amici della Vissangri. Stiamo iniziando, questo è il primo anno, stiamo iniziando benino e penso di continuare ancora meglio. Certo, si fanno degli errori, c'è qualche difficoltà, però piano piano ci incammineremo sulla strada che ci compete, cioè fare un buon settore giovanile come l'abbiamo fatto negli anni scorsi. E in che modo secondo lei appunto bisogna fare calcio qui ad Angri? Dobbiamo, noi abbiamo un problema di strutture, dobbiamo confrontarci con l'amministrazione per vedere
la migliore soluzione possibile, perché la domanda di calcio è notevole, i bambini si vogliono divertire e sta a noi metterli nelle condizioni di divertirsi. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordiamo oltre che seguirci di inviarci le segnalazioni, curiosità, notizie al nostro indirizzo mail angritg@gmail.com. Restate con noi, il territorio si racconta.